è quella ragazza? Mi scusi, sono Sandy Wexler, posso parlarle? Sono un talent scout. Sandy non era un pezzo grosso, era un pezzo piccolo, ma non potevi dimenticarlo. Le piace? Perché è il re della risata finta? Io ho chiesto perché ridi per finta? È Eddie Murphy, è divertente. Dove l'hanno preso quel tipo? Se lo incontrassi a una festa penseresti nessuno può averlo invitato. Amico, spostati, togliti da qui. Dove vuoi che vada? Via da qui. Si vestiva come mio nonno. Wow, wow. A tavola si comportava come un animale. La prossima volta si prenderà il suo ketchup. Ma era un grande manager. Sei davvero una mia creazione. Ti voglio tanto bene. Ti voglio bene. Come fai a prenderti cura di tutti quanti e non pensare mai a te stesso? Questo è il mio lavoro. Con un agente parli di affari, mentre un manager è uno di famiglia. Farò sempre solo ciò che è meglio per i miei clienti. Divertente! Se dovevo diventare famosa, lo sarei già stata. Ecco perché mi... La scienza ha dimostrato che non si può fermare un astro nascente. Ora mettiamoci al lavoro. Che succede alle luci? Si è appoggiato all'interruttore. No, non è vero. Cosa? No, non ero io. Non ero io. Dall'inizio! Ciao, ciao! Provate a indovinare quante commedie hanno vinto un Oscar. Beh, allora, sappiamo che l'Academy predilige film drammatici che trattano problemi sociali o altri temi importanti, no? I biopic su personaggi che hanno cambiato il mondo, film con grandi budget e star famose, piuttosto che piccoli film indipendenti. Però è davvero sorprendente che siano state solo 6 le commedie a vincere il premio per il miglior film nella storia del cinema. E sono Accadde una notte del 34, L'eterna illusione del 38, la commedia musicale La mia via del 44, Tom Jones del 63, La stangata del 73 e Io e Annie del 77 di Woody Allen. Poi ci sono quei film vincitori che sono un ibrido, no? Hanno una vena comica, come L'appartamento del 60, Voglia di tenerezza dell'83, A spasso con Daisy dell'89, Forrest Gump del 94 e Shakespeare in Love del 98. Cosa ne pensate? Vi vengono in mente altre commedie che secondo voi potrebbero vincere l'Oscar o che avrebbero dovuto vincere l'Oscar o che vi piacciono da morire e volete dircele? Fatemelo sapere qui sotto e io vi aspetto al prossimo video.